Daler, hier is de man in beeld, omhelst door starter Enzo Sacchetti uit Italië en omhelst door alles wat Italiaans is hier natuurlijk in Calgary. Prachtige man deze Sighel, daarbij Maurizio Marchetto, zijn coach, voormalig hardrijder. Een schitterend plaatje, Filter uit Amsterdam krijgt hij uitgereikt, want zo zijn we er ook alweer met z'n allen. Het is hem gegund, deze Roberto Sighel. Op de tweede plaats dus Falco Zandstra met een nieuw Nederlands record puntentotaal van 157.565. Op de derde plaats Johan Kos, 157.827. En voorlopig op de vierde plaats Rintje Ritsma, 159.402. Maar we krijgen zometeen nog Thomas Bos. Anche per me, però fino a questo momento non ero riuscito a trovare la condizione migliore e finalmente adesso ho cominciato a trovare la condizione migliore. Ieri eri secondo dopo due gare, eri devi che oggi facevi così bene? No, non sapevo oggi come andava, però ho cercato di andare più forte che potevo e ce l'ho fatta. Cosa succede adesso in Italia? C'è Roberto Sighel, è campione del mondo. E cosa dicono i giornalisti di te? Quello che succede adesso in Italia non lo so, però penso che sia una cosa per portare avanti il pattinaggio. Adesso che sei campione del mondo, il nome Roberto Sighel sarà importante come il giocatore di calcio come Gullit, Van Basten? No, il mio nome non sarà importante come Gullit e Van Basten, però sono sempre campione del mondo e anche se non sono famoso come loro. Un anno fa eri secondo in Heerenveen e qua sei arrivato primo nell'Olimpiado, non hai fatto troppo bene. Che una differenza per te hai pattinare dentro nel corso o fuori nell'aperto? Sei un specialista? Sì, col mio modo di pattinare mi trovo bene sulle piste coperte, però sulle piste veloci, più la pista è veloce più mi trovo a mio agio. In Italia adesso c'è la gara primavera. Cosa pensi a essere sul ghiaccio quando è quasi estate? Non lo so, adesso finita questa stagione mi prendo un po' di riposo e poi ci penserò. Ok, grazie mille. Thank you.